Allora ragazzi, oggi parleremo della termodinamica, che è la parte di fisica che studia e descrive le trasformazioni termodinamiche indotte dal calore e dal lavoro in un sistema termodinamico. Sì, secchia. Stavo dicendo che la termodinamica classica seguita processi che coinvolgono il cambiamento di stato di temperatura ed energia. Grazie, secchia. Allora, lo stato macroscopico è una porzione di massa fisicamente. Allora, vuoi fare tu lezione qua? No, non ho capito, vuoi fare tu lezione, eh? Vieni! Mi scusi, prof. Billy? Quante volte in questo periodo ti è capitato di navigare su internet per guardare qualche serie TV? Una cosa che però forse non sai è che molti siti e molti software, mentre navighi, prendono le tue informazioni senza il tuo consenso. Surfshark VPN ti protegge da questo avvenimento. Ha inoltre un'estensione chiamata HackLock che ti manda una notifica ogni volta che qualcuno tenta di accedere alla tua mail. Con Surfshark inoltre puoi guardare molte serie TV, anime, tutto quanto quello che vuoi in tempo reale. Basta infatti loggare su Surfshark e inserire il paese da cui vuoi navigare. Insomma, Surfshark VPN ti permette di proteggerti e navigare un po' più liberamente. Vi lascio qua sotto il link in descrizione e il mio codice Eleonora, che vi permetterà di avere l'85% di sconto e i primi 3 mesi gratuiti. Inoltre, i primi 30 giorni saranno di prova, così potrete provare Surfshark e decidere se vi è utile. Linea allo studio! Che gnocca la tipa di questa pubblicità! Mi ricorda un po' la prof. Comunque, Surfshark VPN potrebbe essere utile. Vado a installarlo. Billy, ma dove stai andando? Cavolo, ho lasciato la webcam accesa e quindi questa vecchia mi vede. Guarda che hai dimenticato anche il microfono attivo. Dove si trova Mosca? In Russia. Dove si trova Filadelfia? In Pennsylvania. Dove si trova Sofia? In Bulgaria. Dove si trova Chicago? Negli Stati Uniti. Dove si trova Mosca? Sull'immondizia. Dove si trova Filadelfia? Nel frigorifero. Dove si trova Sofia? Sofia. In cantina. Dove si trova Chicago? Professoressa, questi termini non mi sembrano adatti a una prof. Billy, io ti boccio! Ma questa verifica è facilissima! Secchia, ma ti sta andando poco la scrivania? Posso prendere un altro foglio? Dovrei fare un approfondimento. Ma era una verifica a crocette. Allora, se prima ho messo vero, ora dovrebbe essere falso. Billy. Falso, falso. Guarda che tutte quante queste domande sono state messe in un ordine casuale. Allora, secchia, fammi il calcolo dell'integrale di x alla terza per z alla quarta fratto 19. Ma non ho ancora finito la formula. Ma io sono un genio. Allora, Billy, fammi questo calcolo. Prof, ma questa è matematica, giusto? Sì. Allora perché non vedo neanche un numero in questa formula? Ci sono solo lettere, questo è italiano! Billy, devi risolvere le incognite del problema. Che la matematica se li risolva da sola i problemi. Allora, secchia, chi fu Napoleone? Napoleone Bonaparte è stato un politico e generale francese, fondatore del primo impero francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea, detta età napoleonica. Esatto, bravissima. Billy, chi fu Napoleone? Napoleone Bonaparte era un leone in Bonaparte e Napo nell'altra, ed era figlio di suo padre e anche di sua madre, è incredibile questo, lo so, eh. E viveva nella città in cui viveva ed è morto. Quando è morto? Sì. Billy, ma stai cercando di prendermi in giro? Dai, allora, chi fu Carlo Magno? E Carlo Magno era uno che magnava tanto.
Secchia, per caso stai... Se sto copiando? No, professoressa, io non lo farei mai. Va contro la mia etica, contro la mia morale. Io mi sentirei una persona sporca dentro. Non le farei mai questo, professoressa. No, Secchia, volevo chiederti se per caso stai facendo un altro approfondimento. Forse sì. Oh, non ho tempo per correggere tutte le tue verifiche! Dai, rispondi. Billy, che stai facendo? Niente, prof, niente! Oh mio Dio, Billy mi ha scritto! Billy, stai chiedendo le risposte a Secchia? Professoressa, no, le ho scritto che l'amo. Ha scritto, Secchia, per favore mi passi da tre? È una frase in codice. Secchia, per favore, mi passi da tre? Non so cosa farei senza di te. Uè. È così romantico! Ragazzi, potete mangiare qualcosa? No, prof! Io aspetto la fine della lezione. Ragazzi, potete... mangiare qualcosa. Ah, me ne è volato uno nel piede. Mi scusi, non ho capito come funziona il calcolo differenziale. Ma Secchia non è un argomento da liceo, si fa poi all'università. Ma io sono curiosa. Prof. Posso fare una domanda? Ma in che anno siamo? Siamo in quinta, Billy. Quinta? Ma come ci sono arrivato in quinta? Magari io sono un me del passato che è volato nel futuro. Sì, è la soluzione più corretta, perché com'è possibile che io sia stato promosso? Billy, io ti promuovo ogni anno perché non vedo l'ora che tu te ne vada. Ma allora sono un genio, essere insopportabili è la tecnica per essere sempre promossi. Ma sono troppo figo, eh. Allora ragazzi, segnatevi tutte quante queste cose che vi sto per dire riguardo la meccanica. Billy? Ma prendi gli appunti, su dai! Billy, posso vedere cosa hai scritto in tutta quest'ora? Sì, certo! Ci voglio credere! E lei, prof. Ok ragazzi, passate un buon pomeriggio e una buona serata. Mi scusi, volevo farle ancora una domanda. Ho detto passate una buona serata, ciao. Oh mio Dio, quella ragazza. Bene ragazzi, passate. Sì, ciao, arrivederci. Ah, sì, ah. Ma chi me lo fa fare? Che paese. Essere Billy è proprio complicato. Ciao ragazzi, io sono Eleonora e questo era Secchioni vs. Asini in video lezione. Io spero che questo ritorno di Billy vi sia piaciuto. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, fatemi sapere chi siete voi durante le video lezioni e quale nuovo video vorreste vedere sul mio canale, perché magari poi lo faccio. In ogni caso vi ricordo di mandarmi le vostre fan art su Instagram, me ne state mandando tante e io le adoro tutte quante, non so veramente come ringraziarvi, mi rendete felicissima, e perché a fine video poi le faccio vedere. Infatti ora vi saluto e vi lascio alle fan art. Un bacione dalla vostra Fatina Rossa. Muah!